Bentrovati, bentornati e buona domenica, cari follower. Oggi voglio parlarvi di una protezione per Apple Watch che già avevamo visto in passato. Si tratta di questa White Stone Dome Glass. L'abbiamo utilizzata per iPhone X. Vi ho spiegato la procedura di installazione e perché era la migliore protezione in vetro temperato per iPhone X. Oggi la vediamo per Apple Watch serie 4. Perché è la migliore? Subito dopo la sigla. Perfetto. White Stone Dome Glass è un'azienda che fa questo tipo di protezioni per qualsiasi tipo di dispositivo costoso, quindi da Samsung S10 fino ad Apple Watch serie 4. Perché è costoso? Perché già in sé il prodotto è molto costoso. Parliamo di una cifra intorno ai 50 euro, ma vediamo se anche questa pellicola, questa protezione per Apple Watch serie 4 è all'altezza di quella protezione che abbiamo provato per iPhone X l'anno scorso. E andiamo ad aprire il pacchetto, che sembra essere incollato molto bene, anche troppo bene. Sì. Sì, abbiamo distrutto la scatola, ma ce l'abbiamo fatta e vediamo cosa troviamo all'interno. Ecco qui tutto il kit che abbiamo a disposizione. Quindi qui c'è la formina per poter mettere l'Apple Watch qui dentro e non sbagliare a centrare lo schermo dell'Apple Watch. Qui dentro abbiamo tantissime altre cosine. Ah, questa è la cornice. Qui ci sono i due vetrini. Sento già che sono arrotondati qui da queste parti, insomma sul bordino. Un vetro che in questo modo io non avevo mai sentito per Apple Watch. E poi altre simpatiche cosine, che sono dunque le istruzioni per l'installazione. Qui c'è un QR code per l'installazione della pellicola, quindi se per caso dovessimo avere problemi sull'installazione della pellicola, basta inquadrare questo QR code e ci porterà su un video dedicato per vedere come si installa correttamente questo genere di pellicola. E poi qui dentro abbiamo altre cosine molto interessanti. Quali? Questo sarà sicuramente uno spessometro, quindi per fare il giusto spessore, probabilmente lo vediamo fra un attimo. Dust remover per la polvere, qui le solite salviettine imbevute, e queste sono dei pannetti asciutti per poter pulire, insomma, accuratamente lo schermo di Apple Watch. E questa è la cornice che va all'esterno dell'Apple Watch per il materiale liquido che si mette sull'Apple Watch. E qui in questo pacchettino da solo c'è il cavetto micro USB e la famosissima lampada
UV, che è praticamente la stessa di quella che viene utilizzata dalle estetiste per fare le unghie con il gel. Questa si accende tramite anche un power bank, va benissimo, e si indurirà il materiale che viene utilizzato per incollare il vetro all'Apple Watch. Beh, direi che ci siamo, possiamo iniziare la nostra installazione iniziando a spegnere l'Apple Watch serie 4. Adesso non dobbiamo far altro che iniziare a pulire accuratamente l'Apple Watch utilizzando tutte le salviettine che abbiamo in dotazione. Prima utilizziamo quella bagnata, imbevuta, così da togliere tutte le impurità che eventualmente ci possono essere sul display di Apple Watch. Una volta pulita con questa salviettina imbevuta, andiamo a prendere la salviettina asciutta, che inevitabilmente lascerà dei pelucchi ovviamente sul display di Apple Watch, che andremo a rimuovere poco prima di installare la pellicola di vetro. E ovviamente la pellicola dovremo installarla all'interno di questa formina. Quindi togliamo il liquido che ci servirà, mettiamo l'Apple Watch in questa formina e utilizziamo gli adesivi per rimuovere la polvere, che sono sempre utili. Dopo esserci assicurati che tutto è andato per il meglio, quindi non abbiamo più pelucchi sul display, andiamo a mettere questa simpaticissima cornice qui. Togliamo gli adesivini, dopodiché prendiamo quest'altra cornice qui e la mettiamo così nella sua formina. A questo punto prendiamo il liquido, togliamo il tappo chiaro e lo poggiamo sul vetro di Apple Watch, proprio così. Svitiamo questo tappino posteriore e il liquido cadrà sulla parte alta del display di Apple Watch. È più o meno preciso. L'importante è che questo liquido stia sulla parte alta di Apple Watch, del display di Apple Watch, 40 o 44 mm che sia. A questo punto andiamo a prendere questo utilissimo accessorio qui e lo mettiamo così. Questo ci servirà per poter poggiare il vetro temperato che stiamo andando a prendere in questo momento sul display di Apple Watch. Il vetro temperato ha soltanto la parte posteriore da rimuovere e la poggiamo all'interno della formina. Così. Il vetro ovviamente non è caduto sul display perché abbiamo questa level bar, questo pezzetto di carta che serve per poter far cadere il vetro temperato sul display affinché il liquido si propaghi in maniera omogenea su tutto il display. Come si può notare, il liquido ha coperto, diciamo, gran parte del display. Adesso andiamo a prendere il cavetto micro USB per alimentare la nostra lampada UV. E con un power bank andiamo ad accendere la nostra lampada UV. Si mette di sopra
sopra alla formina senza muovere l'Apple Watch, si collega il cavetto e si preme l'unico tastino laterale. La si lascia per 60 secondi finché non si spegne da sola completamente, e nel frattempo andiamo a prendere un'altra salviettina imbevuta per togliere tutto l'eccesso del materiale composito che magari sarà scivolato sul bordino di Apple Watch, perché è normale che scivoli. E questo materiale sulla scocca di Apple Watch, di iPhone o di qualsiasi altro dispositivo è una specie di materiale siliconico un po' appiccicoso. Non preoccupatevi se la scocca si sporcherà con questo materiale che sembra più silicone che altro. In ogni caso, si pulirà senza problemi. A questo punto abbiamo finito con la prima fase dell'installazione della pellicola. Questo è rimasto ovviamente attaccato, questa cornice qui è rimasta attaccata e l'Apple Watch verrà via senza problemi. Sembra che non ci sia assolutamente nessun tipo di impurità all'esterno del display, ma noi per sicurezza andiamo a pulirlo ugualmente. Non che danneggi l'Apple Watch, ma soltanto per una questione esclusivamente estetica. No, infatti non c'è nessun materiale all'esterno, sui bordi, guardando di lato. Praticamente perfetto. A parte queste due bollicine, diciamo, che sono rimaste qua sopra, ma sicuramente non avrò posizionato bene quella gocciolina di materiale composito che scivolava poi su tutto lo schermo di Apple Watch. Una volta fatta questa operazione, Whitestone Dome Glass consiglia di fare un'altra passata di lampada UV. In questo modo per altri 60 secondi. Questa lampada UV non fa altro che quasi cementificare il materiale che serve per incollare il vetro temperato su Apple Watch Serie 4, 40 mm o 44 mm. Ovviamente nel momento in cui vorrete magari rimuovere questa protezione per Apple Watch, questa pellicola in vetro temperato, si potrà semplicemente tirare via con l'unghia e tutto il materiale che abbiamo incollato attraverso questa lampada UV verrà via senza alcun problema. Potrà magari rimanere qualcosa sul display, roba veramente irrilevante, ma con una semplice salviettina imbevuta, anche una economica di questo tipo, non c'è problema perché verrà via tutto quello che è rimasto sul display. Come si può notare, il display è pulitissimo. Andiamo adesso a mettere il cinturino del mio Apple Watch e lo accendiamo. Beh, una protezione in più, una tranquillità in più per quando si utilizza l'Apple Watch Serie 4. Se poi volessimo, come nel mio caso, che ho un Apple Watch Silver, cambiare colore o magari mettere una tranquillità in più, una protezione in più per il bordo superiore, c'è questa simpaticissima cornice in alluminio che è fatta veramente bene. Si mette qui sopra sull'Apple Watch e l'Apple Watch cambia addirittura anche colore. Beh, adesso con il cinturino in maglia milanese sicuramente non sarà il massimo dell'eleganza. Io lo preferisco color silver, alluminio silver ovviamente, ma sappiate che in questo kit che costa ben 50 euro, sì, perché ci vogliono 52 euro per avere questo kit in vendita anche su Amazon, che però include non solo una pellicola, ma ben due pellicole. Io ho provato questa pellicola su iPhone X e secondo me è la migliore per l'effetto che dà sul display, sul vetro dell'Apple Watch. Come si può vedere, è veramente fatta benissimo.
Il vetro di Apple Watch è protetto, quindi si può stare praticamente sempre tranquilli perché è una protezione molto affidabile, non rovina il display, ma soprattutto queste pellicole hanno una garanzia vita, che è una caratteristica che pochissimi prodotti in vendita per questo genere di dispositivi hanno, e soprattutto è un vetro che col passare del tempo non si macchia mai. Io l'ho provata per diversi mesi su iPhone X e ne ero così soddisfatto che anche sotto il sole il mio iPhone X aveva sempre quel display brillante, quindi secondo me era la migliore protezione che si potesse mai avere, cosa che anche con questo Apple Watch abbiamo, perché la reattività del display è praticamente invariata e la morbidezza, quell'effetto vellutato che ha il vetro di iPhone o di Apple Watch la ritroviamo anche su questa pellicola. È per questo motivo che secondo me questa è la migliore pellicola in vetro temperato che si possa acquistare per Apple Watch, ma anche per gli altri dispositivi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa pellicola, di questo genere di pellicole, se secondo voi spendere questa cifra vale la pena oppure no, e cosa avete utilizzato voi fino ad oggi per il vostro Apple Watch oppure per il vostro smartphone, per avere quella tranquillità che si ha soltanto con una pellicola in vetro temperato. Noi ci rivediamo domenica prossima con un nuovo video dedicato sempre alla tecnologia, e non dimenticate di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale per continuare a crescere come stiamo facendo fino ad oggi. Al prossimo video. Try not to hold me down, feel the tide when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip.